quelli che sono i contenuti di questa edizione, metto gli occhiali che alla fine sono ciecato. Allora, il 16 avremo la proiezione, la struttura del Cinzella sarà questa: dalle 7:30 circa alle 19:30 ci sarà un aperitivo musicale, quindi un DJ o un gruppo, insomma, che ci introdurrà alla serata vera e propria, che aprirà alle 8:30, alle 20:30 con la presentazione del film di quel giorno. Il 16 agosto avremo la proiezione del film Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli, ed è un film che ha vinto il David di Donatello come migliore sceneggiatura. Correggimi se sbaglio, Massimo, è migliore sceneggiatura, ecco. Avremo come ospite Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, che non è proprio Gatto Ciliegia, ma è una persona, è un gruppo che ha curato la colonna sonora del film e ha suonato dal vivo i pezzi che poi sono presenti proprio nel film, quindi hanno fatto anche gli attori per quell'occasione, ed è una cosa che non sempre succede. Il 17 agosto invece avremo sempre Fra Quintale, come headliner avremo Fra Quintale, che si esibirà subito dopo la proiezione, quindi intorno alle 23 o giù di lì. Subito dopo il concerto, ma questo tutti i giorni, ci sarà un post concerto, quindi altre soluzioni musicali dedicate più che altro all'elettronica, ecco, proprio per mandarci a casa in maniera un po' più tranquilla e faticamente. Il 17 agosto invece avremo, sempre dopo l'aperitivo musicale, avremo la proiezione del film Walking in Opposite Direction, un film appunto su Adrian Borland dei Sound, ed è un film che vede Marcello Nitti diretto protagonista, ecco, perché vabbè, lo dico io, dai, poi magari lo dice qualcosa in più. Sì, esatto, Marcello ha scritto proprio questo libro su Adrian Borland e da questo libro è stato tratto questo film. E avremo come ospite il regista Michael Dudley. Avremo il batterista, però stiamo lavorando sul regista, quello è. Live è una storia proprio completa. Poi avremo dopo il film, quindi dopo la proiezione, dopo l'intervento, dopo l'intervista che sarà curata, appunto ci sarà Marcello, ma speriamo che ci sia anche Franz Baroni. Dico speriamo perché ieri abbiamo incrociato lo sguardo della moglie di Franz. Poi il 18, poi ci sarà il concerto di Peter Murphy, che celebrerà appunto 40 anni di Bauhaus, e sinceramente io spero di avere Peter Murphy anche nell'incontro su Adrian Borland. Speriamo, sarebbe bello. Anche se magari si potessero incontrare Michael Dudley e Peter Murphy, potrebbe essere veramente un bel momento per vedere due ex, io dico ex pilastri, perché è chiaro che ormai quel periodo purtroppo è andato via, è irripetibile. Rivederli insieme in un diverso aspetto potrebbe essere interessante, magari vediamo cosa potrebbero dire. Infatti su questa cosa io sinceramente ci sto spingendo, cioè vorrei proprio che questa cosa accadesse, anche perché sarebbe un modo interessante per Peter di attendere il suo concerto, no? Piuttosto che aspettare la fine della proiezione e basta. Quindi speriamo di riuscire a combinare. Ma è un tipo schizzinoso Peter Murphy o è gestibile? Cosa ci dobbiamo aspettare nella gestione tecnica del personaggio? Io penso che sia gestibile, perché ricordo, sono stato con lui nel camerino con gli altri dei Bauhaus mentre si truccavano e si vestivano per uscire sul palco. Quindi non erano abbastanza, o perlomeno permalosi o schizzinosi, erano molto tranquilli, molto molto tranquilli. Speriamo bene. Allora io vi terrei un po' in sospeso la serata del 18, perché stiamo lavorando su un headliner molto importante, e
però insomma queste situazioni sono molto delicate, quindi preferirei non dire nulla adesso e rimandare appunto l'annuncio di questo headliner alla prossima conferenza stampa del Cinzella, che si terrà intorno a luglio, entro la metà di luglio, insomma, forse dopo la metà di luglio. Però vi posso dire che ci saranno altri film. Ci sarà Amore e Malavita, il film premiato con i Davide di Donatello alla miglior colonna sonora. Avremo come ospite Pivio. E grazie. Insomma, il Cinzella sarà diciamo un festival che celebrerà tra di noi anche questa unione con Vicoli Corti, questo festival che si tiene a Massafra. E quindi ci saranno link che porteranno appunto a Vicoli Corti e Vicoli Corti link che porteranno al Cinzella. Avremo altri film, avremo la proiezione del film Matanji, Maya, il film su Mia, la rapper, il popper famosa insomma per chi conosce il genere, ma insomma è molto famosa per i pezzi che ha fatto. E poi avremo in chiusura, avremo il 19 agosto per chiudere il festival, avremo la proiezione, proietteremo il film Suspiria di Dario Argento con la musicalizzazione live dei Goblin. E questo è un evento molto importante perché celebrerà appunto questo bellissimo film che si avrà la possibilità di rivederlo rinnovato in un remake a firma di Luca Guadagnino con le musiche di Tom York, e quindi diciamo che aspettando la proiezione, aspettando il film di Luca, proietteremo questo originale con le musiche dei Goblin direttamente suonate proprio da loro durante la proiezione. Ciao Michele, allora il Cinzella riparte alla grande da questa conferenza che avete fatto. Possiamo dire che in questa città c'è un risveglio culturale ma anche musicale, vedendo anche il Medimax di questi giorni. Sì, guarda, dimostrazione di quello che dice sta il fatto che istituzioni come la Regione, come Puglia Sound, come il Teatro Pubblico Pugliese e come la Puglia Film Commission hanno saputo e voluto credere in questo evento e quindi hanno dato a Taranto la possibilità di creare una piattaforma. In realtà l'abbiamo presa noi, l'abbiamo voluta fortemente noi con l'organizzazione dell'1 maggio, siamo riusciti a convincere Cesare a venire a Taranto per il Medimax, abbiamo tirato su il Cinzella, insomma Taranto è la piattaforma sulla quale esprimere tutta il proprio amore e la propria passione per la musica. Voglio ricordare che grazie alla Puglia Film Commission Taranto è entrato nel circuito dei festival pugliesi, voglio dire c'è il B-Fest che è il cinema e la festa del cinema di Bari, il festival del cinema europeo a Lecce, c'è il festival del cinema reale a Specchia, c'è il festival a Otranto e da quest'anno il Festival Cinzella è il festival del cinema dedicato alla musica e quindi siamo esclusivi in questo. C'è un taglio diverso che avete dato però rispetto alla prima edizione, tra l'altro con un ospite internazionale quasi da nostalgici come appuntamento, Peter Murphy. Sì, l'anno scorso era un esperimento, abbiamo voluto provare sulla nostra pelle se eravamo in grado di sostenere un evento così grande. Ci siamo riusciti e ci siamo accattivati l'attenzione di istituzioni che ci hanno dato una mano e quest'anno abbiamo puntato in grande. Tu fai riferimento a Peter Murphy, che è questo artista che veramente è molto atteso, stiamo avendo un ottimo riscontro già adesso, tra l'altro i biglietti sono in vendita sia sui nostri canali web che su che altri canali sono in vendita, anche nell'ottomatica insomma si trovano i biglietti. Tutte le rivendite Sisal, cioè anziché andarvi a giocare il Gratta e Vinci andate a comprare i biglietti del Cinzella che sono più salutari. Io volevo solo aggiungere che oltre a quell'headliner internazionale noi stiamo lavorando su un altro headliner internazionale che dovrebbe essere di richiamo e speriamo di chiuderlo presto. E a proposito di chiusura io volevo anche coinvolgere Gianni Raimondi, ma questi ospiti internazionali, poi un trade union anche comunque con gli ospiti nazionali, parliamone anche.
Beh sì, in effetti voglio dire, abbiamo l'internazionale, abbiamo i nazionali, abbiamo Fra Quintali che poi abbraccia una fetta di pubblico che diciamo si abbassa l'età media, perché passiamo dai vintage, non gli anziani, dai vintage come noi, che quindi hanno vissuto il periodo di cui parlavano Marcello e Cesare prima, arriveremo ai ragazzi. Io devo dire la verità, ho approfondito e scoperto Fra Quintali in queste ultime settimane e posso dire che qualitativamente è un prodotto che merita, soprattutto rispetto a quello che si sente oggi in questo target, diciamo, di musica che passa tra trapper e autotunisti. Quindi fortunatamente lui non ha bisogno di questi artifici, è un artista completo nonostante sia destinato ai giovani, e quindi ci aspettiamo molto da lui dal punto di vista quantitativo e speriamo anche naturalmente nei numeri. C'è la parte cinematografica, io non so se hai già parlato di questa cosa bellissima di Suspiria, ragazzi, voi sapete che Luca Guadagnino adesso ha realizzato il remake di Suspiria, uscirà a novembre e sarà musicato la colonna sonora di un certo Tom York, quindi diciamo siamo su dei livelli abbastanza importanti. Quindi noi di Volano al Cinzella, la serata conclusiva, abbiamo la versione originale di Suspiria, quindi quella del 1977 di Dario Argento, che sarà sonorizzata in diretta dai Goblin in persona, quindi sarà un evento suggestivo alle cave di Fantiano, già imperdibile di sé. Con il maestro Simonetti. Naturalmente con il maestro Simonetti, certo, perché Peppe Vessicchio non c'era, quindi...